Un capitolo enorme, con un sacco di informazioni, ci apre la strada nella nuova era di quest'opera incredibile. Ragazzi, il capitolo 1056 ci dà ancora più indizi su quello che è successo al di fuori di Wano. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra, questo è Mera Mera. Oggi finalmente parliamo del capitolo 1056 di One Piece. Un capitolo enorme, infatti non vedevo l'ora di registrare questo video. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale perché soltanto il 32% di chi guarda i video è iscritto. Quindi mi raccomando, un clic su quel tasto aiuta tantissimo me con il progetto e voi a non perdervi i video. E l'ultima cosa che voglio dire prima di cominciare è che in questo momento, ragazzi, non sono neanche in Italia, sono a Valencia, però nonostante io sia in vacanza, comunque questo capitolo devo portarlo, le tradizioni non si spezzano e il venerdì deve uscire il video sul capitolo, quindi se vedete qualche distrazione sul montaggio, eccetera, sapete perché. In realtà ho ancora un'ultimissima cosa che vorrei ricordare, e giuro che questa volta è veramente l'ultima. Per chi si è iscritto al Fantacalcio di Mera Mera, ovvero il Fantacalcio di cui ho parlato più o meno un mese fa, la Mera Mera League, vi devo ricordare, vi devo dire assolutamente che è il momento di creare la squadra. Avete tempo fino al 12 di agosto per crearvela, avete i crediti, avete 350 crediti sul vostro profilo, basterà andare sul mercato, acquisti e comporre la vostra squadra al 100%. Se non avete la squadra entro il 12, dovremmo levarvi dalla competizione semplicemente. Ora ci siamo finalmente, questi 2 minuti di presentazione me li sono presi come al solito, iniziamo a parlare del capitolo. Iniziamo parlando della mini avventura. È tornata la mini avventura, era da un po' che non si vedeva. E qua sembra che abbiamo raggiunto, diciamo, l'apice. Difatti vediamo i tre fratelli di Sanji, anzi 4 fratelli di Sanji, che mentre se ne stanno andando incontrano Katakuri e Oven. Tutti speravano al ritorno di Katakuri, Oven si era già intravisto, quindi questa mini avventura accontenta un po' tutti. Vediamo che stanno combattendo. La mini avventura termina già qui e iniziamo guardando cosa sta succedendo all'interno del castello del paese di Wano. Vediamo che Shinobu e Raizo, che sono stati i due colpiti di più da Ryukyu, sono a letto molto gravi e sono entrambi praticamente prosciugati dopo la mossa dell'ammiraglio verde. Vediamo anche Kinemon, che non era presente nel combattimento contro Ryukyu, e si scusa con i presenti perché semplicemente era a Kuri. A Kuri, difatti, c'è la moglie di Kinemon, Otsuru, e Kinemon è dovuto ovviamente andare a trovarla. A quanto pare Otsuru potrebbe trasferirsi nella capitale perché Kinemon deve restare lì a proteggere Momonosuke, e lei sta bene, semplicemente ha una bruciatura sull'occhio sinistro. Non c'è molto da dire su questa scena, semplicemente che Shinobu e Raizo sono vivi anche se sono completamente prosciugati, ma passiamo alla prossima. Qui vediamo che Inuarashi e Nekomamushi chiamano al loro cospetto Carrot. I due dicono una cosa molto importante a questo personaggio amato da molti di voi, e le dicono infatti che da adesso in poi sarà il nuovo capo e re di Zou. Tra l'altro, in realtà qua bisognerebbe parlare di ducato, quindi Carrot non sarebbe regina, ma sarebbe una duchessa. E inizialmente Carrot inizia subito, quasi in modo distratto, e poi si rende conto di quello che effettivamente le è stato detto, dell'impegno che le è stato affidato. Semplicemente da quello che ci dice Inuarashi, loro due, quindi sia lui che Gattovipera, vogliono restare a Wano a proteggere Momonosuke per onorare, diciamo così, il loro Lord Oden. Nekomamushi infatti dice che lei è stata in mare con Luffy, è una delle pochissime che effettivamente ha preso il mare ed è una skills che secondo lui è molto importante per la nuova era che sta arrivando. Carrot dice che però in realtà c'è molta gente che è più forte di lei, e arrivano i moschettieri di Inuarashi che dicono che è vero, però loro hanno il lavoro di proteggere il paese, mentre lei semplicemente dovrà guidarli. Anche Wanda sarà d'accordo con questa decisione e dice che il cuore di Carrot porta la volontà di Pedro, personaggio che non viene mai dimenticato. E anche questa scena finisce qui. Che dire, Carrot era uno dei personaggi che, diciamo, era molto amato dal pubblico, moltissimi pensavano potesse entrare in ciurma. Io no, vi dico la verità, ma lo sapete benissimo. Secondo me questa è una soluzione ottimale, perché comunque sarà anche a capo delle guardie di Minx, quindi in poche parole
in una futura flotta di Minks che magari si potrebbe unire alla flotta di Luffy, lei potrebbe esserne a capo. Ed è una cosa figa, perché comunque è un personaggio che ha viaggiato con i Mugiwara. Tra l'altro, per chi legge gli spoiler, sa benissimo che inizialmente veniva indicata anche Wanda come duchessa del ducato appunto di Zou, ma a quanto pare non è così. Per adesso, da quello che abbiamo letto, cioè dobbiamo prendere proprio atto di quello che c'è nel manga, solo Carrot è duchessa, da quello che si vede. Cambiamo di nuovo scena, in questo capitolo è sempre così, si cambia scena in continuazione, e vediamo che Sukiyaki ha rivelato tutto a Momonosuke e Iori. I due ovviamente prendono benissimo questa notizia, in realtà si commuovono entrambi perché finalmente hanno un loro parente di sangue insieme a loro. Qua scopriamo che in realtà la maggior parte dei Fuori Rossi avevano anche capito effettivamente di questa cosa, l'avevano intuito dato che una maschera da Tengu è un qualcosa di strano da portare anche se non si è in un festival. A quanto pare l'hanno capito tutti i Fuori Rossi tranne Kinemon, che vuole far finta di aver capito effettivamente. L'ultima cosa che ci dice Sukiyaki, l'ultima cosa effettivamente importante, è che non vuole che il resto della popolazione sappia di lui, quindi questo rimarrà un segreto tra di loro. Siamo sempre nel castello di Wano e stavolta vediamo i Mugiwara che sono tutti insieme, una scena in cui sono tutti insieme, lo sapete a me piacciono molto vedere queste scene, vedere le interazioni, e qui vediamo che Robin spiega tutta la faccenda a Bluton ai suoi compagni, e Franky è quello più scioccato di tutti, dato che Franky, come sappiamo, ha avuto dei legami effettivamente con quest'arma. Difatti anche Luffy fa notare che quella è l'arma di cui Franky ha bruciato i progetti, e Robin conferma che è l'arma che porta il nome del dio Pluton e chiede a Luffy se la vuole, però ovviamente Luffy dice che non gli interessa. E anche loro si fanno la stessa domanda, perché una persona come Oden era interessata a liberare un'arma del genere? Che è la stessa domanda che si è fatta Robin e anche Sukiyaki nel capitolo scorso. In poche parole, quest'arma è un qualcosa di più di una semplice corazzata, secondo me, anche perché, come ho detto anche negli ultimi due video, a quanto pare le armi ancestrali non hanno solo la funzione di essere delle armi violente, ma hanno la funzione di liberare il popolo a cui appartengono. Vedi Poseidon con l'Arcanoa e vedi la Pluton che distruggerebbe i muri, le mura di Wano, e libererebbe Wano da tutta l'acqua piovana che si è accumulata in 800 anni. Il discorso viene interrotto da Shinobu, che si è ripresa dall'attacco di Ryokugyu e a quanto pare è tornata magra e molto bella. Insieme a lei c'è anche Otama, che a quanto pare è diventata la sua apprendista, e Luffy prometterà a Otama che se imparerà il ninjutsu allora potrà diventare un membro della sua ciurma. Qua però non si conclude la scena, difatti vediamo che c'è un altro personaggio all'interno di questa stanza. Ed è Caribou, infatti, nota che Pluton è a Wano, l'ha sentito. E se vi ricordate, Caribou sentì durante la saga dell'isola degli uomini pesce anche di tutta la faccenda riguardante Poseidon. E a quanto pare Caribou dice che deve dire il tutto a quella persona, ma non sappiamo di chi stia parlando. Ora, Caribou è un personaggio veramente molto difficile da gestire, ci sono tantissimi utenti che lo odiano e utenti che lo amano. Secondo me è un personaggio che rivedremo anche più spesso più avanti nell'opera, e io vorrei ricordarvi che è un qualcuno che effettivamente, ragazzi, vediamo dalla saga del ritorno alle Sabaudi, quindi ce lo portiamo avanti da tantissimi anni. È scomodissimo perché conosce le due armi ancestrali esattamente come i Mugiwara. Chissà che non sarà coinvolto anche nello scoprire la terza, su cui secondo me si baserà la prossima saga, ovvero Uranus. La persona di cui sta parlando? Beh, allora, sicuramente ci viene in mente immediatamente un imperatore, quindi possiamo parlare di Shanks, Barbanera e Buggy. Diciamo che per quanto riguarda Shanks non mi ci vedrei bene Caribou. Per quanto riguarda Barbanera
e Bug invece la situazione è un po' diversa, perché comunque Caribou a livello di design potrebbe essere accostato a Barbanera e potrebbe essere interessato a entrare nelle grazie di Buggy dopo quello che è successo, di cui parleremo dopo. Un'altra cosa che però posso dire è che secondo me ci potrebbe stare che sia tutto un troll di Oda. Io vi voglio ricordare che durante una mia avventura, la mia avventura tra l'altro secondo me più bella, una delle più belle, mettiamola così, non voglio esagerare, Caribou ha avuto un arco di redenzione in cui si è finto un rivoluzionario. Ed è poi dopo finito nella prigione di Udon. Quindi non voglio dire che Caribou sia cambiato al 100%, perché sicuramente anche a livello di design deve rimanere un po' un infamello. Però ho pensato, se questa persona al posto di essere un villain fosse un alleato, tra virgolette, e potrebbe essere Drake, perché ragazzi Drake non si è più visto da Onigashima, non è stato confermato che sia morto o meno, ma semplicemente non l'abbiamo più visto e sicuramente non può essere rimasto a Wano, se ne sarà andato. Drake è un membro della Sword, ha avuto a che fare con Caribou in precedenza perché è stato lui a portarlo nella prigione di Udon. E magari proprio dopo questo arco di redenzione, Caribou, dopo aver magari reincontrato Drake dopo la guerra, ha deciso di unirsi alla Sword, comunque di utilizzare la sua vita, i suoi poteri in un modo un po' diverso, anche perché la sua carriera da pirata sembra essere quasi terminata. Vi dico già che domani uscirà un approfondimento su Ryukyu, una bella teoria su cui si è discusso molto. Tra l'altro, per chi legge gli spoiler, anche qui Caribou sembrava dovesse essere all'interno della Sun, invece qua è all'interno del castello che sta ascoltando il discorso. Però allo stesso tempo Caribou non ha una nave, non sa dove andare, quindi molto probabilmente sarà sulla Sun. Qua abbiamo un time skip di molti giorni a quanto pare. Vediamo che Momonosuke deve occuparsi della politica, deve occuparsi di riportare in vita, diciamo così, delle città distrutte, però non vuole sentire il suo consigliere. Difatti scappa e va nella stanza in cui si dovrebbero trovare i Mugiwara, principalmente Zoro. Difatti vuole che Zoro gli insegni qualcosa per quanto riguarda l'arte degli spadaccini. Però Momonosuke quando arriva non trova nessuno, quindi se ne va e a quanto pare scopre che Iori ha già salutato i Mugiwara e si sono diretti al porto. Non è l'unico che non è riuscito a salutare la ciurma, è anche Kinemon che non è riuscito a salutarli. Difatti si incontrano e si dirigeranno anche loro al porto Tokage. Ovviamente si domandano perché loro due, ovvero i due letteralmente compagni quasi di ciurma che sono stati Kinemon e Momonosuke per un sacco di tempo, non sono stati salutati, mentre tutti gli altri, sia i Foderi che Iori, lo sono stati. Quello che posso dire, dato che comunque questa scena è finita, è che secondo me noi vedremo una scena molto simile all'addio che diedero i Mugiwara a Vivi, quindi con Momonosuke e Kinemon sulla spiaggia e i Mugiwara già in nave che li salutano. Magari non hanno voluto salutarli perché comunque con loro sono stati molto molto legati, però sia Kinemon che Momonosuke hanno degli affari, hanno da fare a Wano. Momonosuke è lo Shogun, Kinemon ha una moglie e deve proteggere Momonosuke, quindi magari hanno preferito non salutarli. Ora ragazzi passiamo a quella che secondo me è la parte più interessante del capitolo. Intanto vediamo che siamo al porto Tokage, vediamo tutte e tre le navi dei tre capitani da 3 miliardi e vediamo una loro interazione. Voi sapete che io amo le interazioni tra personaggi e tra loro tre veramente mi piace un sacco. E se vi ricordate, i log pose del nuovo mondo hanno tre bussole diverse, sono un braccialetto con tre bussole diverse. A quanto pare i tre vogliono scegliere delle rotte diverse perché non si erano messi d'accordo per partire, ma a quanto pare tutte e tre le ciurme vogliono partire lo stesso giorno. Law sceglierà il nord-est, mentre sia Luffy che Kid sceglieranno la bussola di mezzo, che è quella che punta ad est. E ovviamente i due inizieranno a litigare. Estrarranno a sorte e a quanto pare Luffy perderà, quindi da quello che abbiamo capito a est ci andrà Kid, mentre Luffy dovrà accontentarsi del sud-est. Però quello che dice Law è che semplicemente tutte e tre le rotte sono molto pericolose e che è inutile litigare. Luffy però dirà qualcosa che inizierà un altro discorso, un discorso molto importante per il futuro di One Piece. Difatti Luffy dice che non dovrebbe essere trattato così, dato che è uno Yonko. Però Kid dice che è lo Yonko che veramente lo disturba, che gli dà fastidio, non è Luffy ma è
Buggy. Buggy, difatti, scopriamo che ha istituito una specie di alleanza che si chiama Cross Guild, ovvero non saprei come tradurla in realtà, quindi teniamo Cross Guild, comunque Gilda incrociata secondo me è una buona soluzione per trovare un nome a questa cosa. E il capo, a quanto pare, di questa associazione, almeno è considerato il capo, e all'interno di questa associazione le due teste più importanti, oltre a Buggy, sono Dracul Mihawk e Crocodile. Ragazzi, che roba. Questa è la bomba del capitolo. Questa è veramente la bomba del capitolo, dato che comunque Crocodile era un personaggio, anche qui, molto difficile, perché sicuramente sarebbe ricomparso. Non sapevamo come, non sapevamo perché, è ricomparso in questo modo, quindi pazzesco. Mihawk era più legato a Shanks, difatti anche io tra le opzioni l'avevo collegato a Shanks. Però se vi ricordate, in un video di qualche settimana fa pensai che magari proprio Mihawk era riuscito a salvare Buggy dall'assalto della marina. Non so esattamente cosa sia successo, ora questo è il momento di teorizzare un pochino, ma sicuramente la prossima settimana arriverà un approfondimento totale su questa Cross Guild. Quello che posso dire è che semplicemente si saranno alleati, perché quello che fa notare anche Zoro, che non può credere che un personaggio come Mihawk si sia alleato a Buggy, e Luffy dice la stessa cosa di Crocodile. Semplicemente, secondo me, è un'alleanza che hanno formato senza neanche dare un nome, perché comunque Cross Guild è un nome molto generico e possiamo prenderne tutti atto di questa cosa. E Buggy è l'elemento principale, almeno per il governo mondiale, per la marina, perché è quello che ci sta mettendo i soldi ed è quello che magari aveva più gente disponibile a rappresentarlo a livello proprio di dipendenti. E perché i soldi sono una cosa importante? Perché a quanto pare questa nuova alleanza sta mettendo le taglie sui Marines, una cosa fighissima. Quindi in poche parole anche i Marines sono in pericolo tra la popolazione, perché molte persone provano a uccidere i Marines probabilmente per prendere i soldi da questa nuova gilda. Dopo questa informazione effettivamente possiamo confermare, secondo me, che Buggy sia diciamo la testa principale proprio per una questione di soldi. Mihawk probabilmente si è unito a questa cosa perché Mihawk ha solo voglia di cacciare, cioè Mihawk è come se fosse stato sempre un cacciatore di taglie perenne, perché comunque lui si aggira per il mare annoiato con la voglia di sconfiggere chiunque. Ora nella sua lista ci sono anche i Marines e anche gli ammiragli. Per quanto riguarda Crocodile, la situazione credo che sia un po' analoga, credo che sia simile, perché non sappiamo effettivamente che cosa è successo durante il time skip. Non sappiamo niente, non si era neanche mai visto. In realtà si era visto una volta leggere il giornale in una mini avventura, ma niente di più e niente di meno. Però questa è una cosa molto interessante, perché comunque io mi ricordo tantissimo tempo fa, in una live, c'era ancora Gianu nel canale, avevamo utilizzato di uno schieramento nuovo nella guerra finale, uno schieramento anarchico. E questo credo che sia lo schieramento anarchico, con Buggy a capo di tutto. Una cosa che possiamo dire è che in questo momento ci sono Crocodile e Mihawk, ma in questo schieramento, uno schieramento anarchico, quindi questa Cross Guild, chissà quanti altri personaggi potrebbero entrare. Chissà quanti personaggi che già conosciamo ci sono dentro e che Oda potrebbe riciclare in questo modo. La scena non finisce qui, perché a quanto pare Law dà una copia a Kid e Killer del Poneglyph, e Killer dice che a quanto pare è la stessa cosa che hanno rubato a uno dei comandanti di Big Mom. Quindi devono iniziare a fare sul serio per partecipare alla corsa per trovare il One Piece. Kid dice a Killer che devono cercare l'uomo con una cicatrice da scottatura, quindi con una bruciatura, anche se non hanno nessun indizio su di lui. E difatti Luffy si domanda chi sarebbe quest'uomo. E a quanto pare Kid dice che se lui non lo sa, allora loro sono un passo avanti all'imperatore, ovvero a Luffy. Questa parte è veramente misteriosa, dura pochissime vignette, però ci apre una nuova cosa, quindi esiste un altro personaggio che a quanto pare potrebbe decifrare i Poneglyph, o lo sa fare, o ha altre informazioni sui Poneglyph, non sappiamo chi, non sappiamo perché. Quando viene citato questo personaggio, dopo che Luffy dice che non lo conosce, vengono inquadrati Law e Robin.
Ci potrebbero essere due scuole di pensiero su perché sono stati inquadrati questi due, probabilmente perché sono i due più interessati effettivamente ai Poneglyph e allo scoprire cosa è successo nel secolo buio, oppure perché comunque un personaggio con una cicatrice per scottatura, quindi con una bruciatura, che mi viene in mente, è sicuramente Aokiji, ma sicuramente subito tra l'altro, quindi Robin potrebbe essere interessata. Aokiji era Ohara, magari in segreto conosceva anche lui l'antica scrittura che troviamo nei Poneglyph. Questa è molto tirata in realtà, ragazzi. Anche qui uscirà uno speciale su questo argomento, uscirà domenica, anche se io ve lo dico già, secondo me sono più propenso per un personaggio che non abbiamo ancora visto, perché questa è la classica introduzione di Oda di un personaggio mai visto, che semplicemente è una frase che serve solo a farci teorizzare, a farci impazzire. L'ultimissima scena che vediamo è molto veloce e a quanto pare Yamato, anche lui non è partito insieme ai Mugiwara ancora, è sul tetto come al solito e dice che è arrivato il suo momento per unirsi all'avventura, unirsi a Luffy, per vivere come fosse Oden. E il capitolo finisce qui. Ragazzi, che capitolo? L'ultima cosa che possiamo dire per quanto riguarda Yamato, ancora non è entrato in ciurma, però è palesemente questione di tempo, cioè basta solo che si alzi dal tetto e che vada dai Mugiwara. Per quanto riguarda Momonosuke e Kinemon, ve l'ho detto, la scena secondo me sarà simile a quella di Vivi e credo che il prossimo capitolo sia anche il capitolo che concluderà Wano. Concluderemo Wano, tra l'altro, senza aver parlato di alcune cose molto importanti, a quanto pare. Ovvero, che cos'è Pluton? Rimarrà il mistero. Vabbè, è una nave da guerra, che si trova lì, sappiamo dove si trova, sappiamo che se verrà liberata distruggerà le mura e Wano verrà scoperta. E un'altra questione di cui non abbiamo parlato mai è effettivamente tutta la storia riguardante la famiglia di Zoro. Cioè, questa questione qua è stata messa in ballo da Oda, è stata tirata in ballo e poi non è stata più approfondita. Ora, non so, magari il maestro deciderà di non approfondirla mai, quindi semplicemente ci ha dato questi indizi qua, ce l'ha fatto capire, ma non ha voglia di approfondire della serie tirate voi le somme di quello che secondo voi è successo, semplicemente Zoro è un discendente della famiglia Shimozuki e basta. Però un'altra persona che potrebbe rivelare la verità a Zoro per rendere il tutto ufficiale, canonico anche per noi lettori, proprio ufficialmente, è proprio Yamato, che comunque Yamato ha conosciuto Ushimaru, almeno di vista, quindi potrebbe riconoscere Zoro. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere con un bel commento cosa ne pensate sui vari argomenti. Intanto l'argomento Katakuri, l'argomento Kid e l'argomento Cross Guild. Qua veramente spaziamo tra i contenuti. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra, questo è Mera Mera. Ci vediamo questa settimana con altri due contenuti. Prima di concludere la settimana ci sono 3 giorni e ci saranno 3 video di fila. E niente, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra, noi ci vediamo. Ciao a tutti.